Il viaggio per Lucca Comics quest'anno è stato traumatico. Alla partenza Google Maps mi segnava 3 ore all'arrivo, quindi giustamente me la sono presa comoda. E invece, maledetta Rapallo. Purtroppo l'applicazione non aveva calcolato il fattore Rapallo. Ci sono 3 regole fondamentali per chi viaggia in autostrada: allacciare sempre le cinture, rispettare il limite dei 130 km/h, attivare il fattore Rapallo sul proprio dispositivo. Pure il simbolo della città di Rapallo la dice sulla sua natura. Non ce l'ho con voi che venite da Rapallo. Ma poi, come vi chiamate? Rapallesi? Raperonzoli? Rapallosi? Repellenti? Io, un abitante di Rapallo, me lo sono sempre immaginato come il torturatore di Griffith di Berserk. Ti stacco il belino! Però guardando alcune immagini su Google, non sembra neanche così brutta come città. Il posto perfetto per portarci la mia fidanzata trentenne quando sarò un 65enne milionario grazie a queste mini storie a fumetti. Una volta arrivato in fiera e allo stand di Tora, mi sono ritrovato davanti il mio editore Gianluca, che sembra un personaggio uscito dal manga di One Piece. Sei in ritardo, Boban, ci stanno persone che ti aspettano da 2 ore. Ti chiedo scusa, tutta colpa di Rapallo. Non mi interessa, vuoi a fare il firmacopie? Con le sue braccia possenti e le mani piccole mi fa sparire nel nulla in un batter d'occhio e mi sono ritrovato improvvisamente teletrasportato sulla mia postazione. Ciao Boban. Oh, ciao, scusa il ritardo, però non immagini il casino che ho trovato per strada. Tutta colpa di Rapallo e i suoi infiniti lavori in corso. Allora dimmi, vuoi che ti faccia uno sketch su Better Call Boban? No, volevo solo una firma su questo foglietto. Scusa, ma non preferisci che ti faccia la firma sulla raccolta con tanto di disegno? Non c'ho soldi. Ah, ma quindi fai solo un giorno di fiera? No, starò tutti i giorni. Devo comprare ancora un sacco di roba, sai? Sì, ho 0 calcare. Rassegnato, ho firmato quello stramaledetto foglietto bianco che quel ragazzetto con la maschera di Deadpool avrà sicuramente perso una volta uscito dal padiglione. Grande Boban. Grazie. Continua sempre così. E se non compri un cazzo, poco da continuare. Scusa? Stavo dicendo, grazie per il tuo sostegno. Accido. Per fortuna la ragazza dopo e la sua gioia nell'avere fra le mani il mio fumetto mi aveva trasmesso un po' più di spensieratezza. Adoro troppo le tue strisce. Oh, grazie. Ho anche un regalo per te. No, davvero? Sono buonissimi. Il ripieno di confettura di mele è a dir poco sublime. Sono mele cotogne e si usano molto per i gobeletti di Rapallo. Cosa? Rapallo? In quell'istante la povera ragazza si era subita il delirante sproloquio di un procrastinatore trentenne incapace di organizzarsi in tempo e riversa tutta la sua frustrazione su una città, i suoi cittadini e il mondo intero. Ora capisci perché mi sono rotto le palle di Rapallo! Lei era rimasta in silenzio per pochi secondi. E poi? Sai Boban, invece noi a Rapallo e nel resto della Liguria ci siamo rotti le palle di vedere cadere da sotto i ponti lungo l'autostrada pezzi di cemento sopra le nostre teste. Quindi i da te tanto odiati lavori in corso, magari serviranno a qualcosa, non credi? Ero rimasto senza parole, e forse era meglio così. Alla prossima.